Il grano fatto dalla battitura stessa. Qui abbiamo il cilindro che praticamente fa la cilindratura del grano. Il grano viene messo qui su questo contenitore, mettiamo in moto e da qui praticamente il grano viene inviato dentro questo cilindro e praticamente questo è tipo un vaglio, viene fatto uscire la veccia, la terza qualità, la seconda qualità e qui abbiamo il seme. Il seme è praticamente il grano che noi prendiamo per fare poi la macinatura che vediamo qui accanto. Questo seme lo mettiamo dentro questo contenitore e da qui scende giù con una leva che permette di farne scendere più o meno, come si può vedere, e cade giù dove c'è questa pietra che gira e lo schiaccia e qui davanti esce la farina appunto macinata al momento, battitura e macinatura del grano. E poi qui abbiamo una bella signora, la Franca, che lo pesa, ne fa un chilo dentro una busta, poi chi vuole può acquistare questa farina macinata o macinata a pietra. È una rievocazione anche questa, perché chiaramente non esistono più di queste cose, però fino a che sia possibile, fino a che ce lo permettono, cercheremo comunque di portare avanti questa antica tradizione vissuta dai nostri nonni. E sono quelle cose che appunto bisogna cercare di portare avanti il più possibile. Ecco, qui in questo luogo, il Ponte Buriano, che ha ispirato il paesaggio della Gioconda di Leonardo, noi stasera presentiamo una macchina leonardesca, non diciamo di Leonardo perché Leonardo l'ha ripresa addirittura dagli antichi romani, perché poi Leonardo lui faceva degli schizzi, non, le spiegazioni vere e proprie delle macchine le ha date poche volte. Mai. Ecco, mai. Più che altro lui faceva degli schizzi che erano delle idee sulle macchine, come fosse a futura memoria, perché era, da qui si capisce che era un uomo avanti nella tecnologia, per cui questo io è un'idea che io ho, sviluppatela voi. Sembrava che dicesse questo il messaggio, certo, alle future generazioni. Qui c'è però con noi Beppe Innocenti, Giuseppe Innocenti, e noi intendiamo rendere omaggio alla sua manualità, e questo è un omaggio stasera che diamo alla sua manualità, all'artigianato in genere, a chi sa fare con le mani e naturalmente con la testa, con l'ingegno, perché ha ricostruito un'antica macchina che si chiama Berta, che serviva per fare qualsiasi tipo di palificazione, cioè parlare in termini poveri, per infilare dei pali nel terreno. Questo sin dagli antichi romani, la storia ci insegna che arrivavano alla conquista di un nuovo territorio, trovavano un fiume, subito loro si organizzavano nel costruire un ponte o di barche, se era possibile farlo, oppure con delle palizzate e creare veramente un ponte. Un ponte per poter utilizzare loro e poi lasciare anche per riguarda altri. Questo oggetto noi siamo ben felici di poterlo aver rifatto, perché secondo me chi non tiene conto delle generazioni passate, delle cose del passato, difficilmente avrà futuro, e di conseguenza mi sono adoperato e vedremo di adoperarsi ancora per rifare qualche cosa che non esiste più. Grazie. Bene, allora, ora noi vedremo come funziona il meccanismo in funzione proprio. Allora, tre volontari che siano in grado di farla funzionare. Vediamo un po'. Ecco,
Enzo Ballerini, Mugnaini Roberto e chi è? Dai, e Fabriciani, dai, Fabriciani Fabio, bene. Allora, vediamo un po', ecco. Lei venga un po' più indietro, dia modo di riprendere, dalla parte mia, dalla parte mia. Bene, attenzione, quello è il centratore. Il tricolore è stato disegnato nel percussore. Beppe, esci perché sennò è pericoloso. Per chi? Allora, vai. Per Giovanni, per Roberto, per Enzo, per la Berta. Così veniva dato il segnale del tempo, il segnatempo. Allora, noi a questo punto abbiamo una proposta da fare. Proporremmo che ogni anno qui al Ponte Buriano si faccia una specie di concorso per una macchina leonardesca. Leonardo e il Ponte Buriano, Leonardo e le sue macchine. Una macchina all'anno, oppure anche un concorso di macchine leonardesche. Oppure di macchine usando la manualità. Allora, usando la manualità. Ora, dato che te sei stato il primo e quindi quest'anno è l'anno zero, io ho chiamato qui una fanciulla della pubblica assistenza di Castiglion Fibocchi a darti il premio di quest'anno. Leonardo, il premio Leonardo. È troppo onore. Il premio Leonardo anno zero dato a Giuseppe Innocenti. Dato a Giuseppe Innocenti. C'è tanta differenza. Ecco. Comunque grazie. Per la stampa, grazie. Per la stampa. Grazie. Vieni. Grazie. Ecco. Grazie. Noi, e il prossimo anno sarà veramente il premio Leonardo, il premio Leonardo per le macchine leonardesche a Ponte Buriano. Grazie a tutti, arrivederci. Bernini Aurelio, che è fuochista di questa macchina. È stato fuochista di questa macchina fin dall'inizio, dal 1977, e quindi credo che sia una bella soddisfazione, Aurelio. Io, bene? I miei mi ci volevano portare a posta perché... Non ti ci volevano portare? No, perché classe 1916. L'ultimo regalo mi faccio quello. Ah sì? Sono rimasti convinti, insomma, non c'entra. Quando io ho la fotografia con lui, con chi è che mi assiste ogni cosa, anche se muoio la fotografia la vedranno. Ecco. Gli dissi fin per tanto, fino che vivo, vabbè, ma quando sono morto, almeno vedete quello che facevo e quello che ho fatto per tutta la vita. Ecco, la fotografia con lui, l'ha personificato, cioè lui, questo non è un oggetto, è come una persona per Aurelio Valdarnini, e ha ragione comunque, perché veramente è una grande macchina. Ma poi io ho avuto sempre soddisfazione, non mi ha fatto mai dannare. Qualche volta che ho sentito c'è stato qualcuno che fischia la cosa e non lo sente, una bastonata nel sedere e gliel'ho data. Qui alle spalle è arrivato una nuova leva, Marco, che insomma, ecco, lui aspira a divenire il futuro fuochista di questa macchina. Sei contento? Sì, sicuro. Beh, sì, certamente che sono contento. Va bene, Aurelio? Benissimo. La comunicazione che abbiamo fatto per la battitura di quest'anno, 24, 25 e 26 agosto 2012, come si vede Ponte Buriano, 36esima festa della battitura, l'originale perché è stata la prima, e noi speriamo che rimanga sempre la migliore, perché con la macchina a vapore di trebbiature se ne vedono pochissime. Come si vede c'è anche il patrocinio dell'Accademia dei Giorgofili di Firenze, perché come ho già detto in precedenti occasioni, questa non è una sagra paesana ma è proprio un evento culturale. Dentro ci sono cose molto interessanti, questa è proprio una pubblicazione che andrebbe conservata perché è una cosa molto interessante e anche storica per quanto riguarda questa location, questa localizzazione di questo ponte che noi abbiamo proposto all'UNESCO
di farla diventare, tramite il Comune d'Arezzo e con l'appoggio del Comune d'Arezzo, patrimonio dell'umanità. Speriamo di riuscirci. Se tu guardi Piazza Lorenzini, qui davanti c'è, quindi il tipo precedente. Oh, ora arriva la benzina. Per la serie una macchina all'anno, la macchina che illustriamo quest'anno è una macchina nostrana, un Rubino costruito ad Arezzo dalla SACFEM. L'esemplare che stiamo inquadrando ora è un esemplare del 1957. Questo è una macchina, un motore, diciamo così, che serviva per dei lavori nei campi, perché qui è montata una fresa, ma ci poteva essere montato anche un aratro, e serviva per lavorare nei campi, nei piccoli campi, piccoli poderi. È una macchina che la SACFEM ha costruito dal 1957 al 1959. Ne ha vendute circa un centinaio, ne ha messe sul mercato un centinaio, e le ha brevettate, diciamo così, però non sono brevetti originali, ma l'ha presi dalla Ital Fissore. Infatti erano costruiti su licenza Ital Fissore. Ital significa Industria Trasporti Agricoli Leggeri, e furono costruiti a Torino i primi dal 1950 al 1952. Ripeto, nel 1957 la SACFEM compra il brevetto e quindi, diciamo così, la licenza di costruzione, e ne costruisce un centinaio, un'altra trentina ne sono stati costruiti dalla Ital Fissore direttamente. Che dire, era una macchina effettivamente costruita bene, si può dire questo, tant'è vero che la canna del cilindro di questa macchina era in nickel cromo, cosa che per quei tempi era rarissima, e aveva una durezza incredibile. Nella scala Rockwell aveva una durezza di 64 gradi, il che significa che questa canna, questo cilindro, aveva una durata 5 volte superiori a una canna normale, a un cilindro normale. Da notare anche il monodado nella ruota, era un fissaggio a monodado, e una concezione, diciamo così, avveniristica, dovuta anche al fatto che era un motore due tempi, quindi non ha bisogno di grandi lubrificazioni, cioè tutte interne, e quindi una macchina anche semplice da adoperarsi. Però purtroppo non ebbe successo. Perché? Perché cominciavano a venire trattori, l'esigenza nei poderi e nei campi era quella di lavorare con un trattore, e c'era la concorrenza, a parte la Landini che era presente sul mercato da molto tempo, ma soprattutto la Fiat che lanciava i suoi motori diesel, con i quali veramente entrò nel mercato in modo molto prepotente. E concludiamo sempre con la nostra macchina a vapore, che è il protagonista, questo motore è il protagonista di questa battitura del Ponte Boriano. Questa macchina è del 1921, l'abbiamo spiegata ormai più di una volta durante le nostre manifestazioni. Quest'anno vorrei aggiungere soltanto una cosa, che nel 1713, quindi 300 anni fa, moriva Papin. Chi è Papin? Papin è l'inventore praticamente del pistone, era uno studioso del vapore, e è con lui che prendono corpo le prime macchine a vapore. E noi del CAMAE, quest'anno organizzeremo a Firenze con l'Accademia dei Giorgofili un convegno proprio dedicato a questa prima macchina, che rivoluzionerà il sistema operativo dell'uomo, e sarà quella che sarà la protagonista della rivoluzione industriale. Indubbiamente da quel momento in poi è cominciato un'altra storia per il mondo, e di questo tratteremo proprio nel nostro convegno a Firenze a fine ottobre. Grazie, buonasera.
Forza via!